dialogo internazionale sulla relazione analitica che si terrà a Bologna il 14 e il 15 febbraio 2015 nasce dall'incontro di due realtà profondamente diverse, quella locale e quella internazionale. Quella locale è collegata alla tradizione culturale e scientifica del Centro Psicoanalitico di Bologna. Come tutti sanno, la matrice del centro bolognese è connessa alla figura di Sándor Ferenczi e ai suoi sviluppi successivi, Balint, Winnicott in particolare, e alla profonda vicinanza a questi autori favorita dalla figura di Egon Molinari e poi dall'autorevole supporto di Glauco Carloni, che tradussero Ferenczi per primi in Italia. Sulla base di questa tradizione, gli analisti bolognesi hanno sempre curato l'aspetto della relazione analitica in modo particolarmente investito. L'aspetto internazionale si connette invece al fatto che la psicoanalisi di oggi conosce una fase di grande integrazione, di integrazione teorica, senza confusioni, ma anche senza preclusioni rispetto ai grandi sviluppi che si sono realizzati in tutto il mondo in sedi psicoanalitiche diverse. Possiamo dire che sta terminando il periodo della contrapposizione netta tra i pulsionalisti e i relazionalisti, in quanto da entrambe le parti si sta riconoscendo come non vi possa essere relazione senza pulsione e non vi possa essere pulsione senza relazione. O meglio, come questi due ambiti teorico-clinici possano essere studiati in modo separato, enfatizzati in modo specifico, ma sostanzialmente debbano poi rincontrarsi e integrarsi tanto nella clinica quanto nella teoria. Torna quindi particolarmente attuale occuparsi della relazione analitica non in modo contrapposto agli aspetti pulsionali, ma appunto in modo collegato e integrativo. Per sviluppare questo tema appassionante abbiamo pensato di invitare due grandi specialisti da due tradizioni molto diverse. Uno è René Roussillon, noto a tutti perché, oltre a essere uno dei maestri della psicoanalisi francese, ha sviluppato degli studi sulla intersoggettività particolarmente avanzati, distinguendosi nettamente dall'intersoggettivismo, ma valorizzando al massimo la ricerca sulla soggettività che negli ultimi anni si è sviluppata in ambito francese. E l'altro è Christoph Walker, che è un grande clinico tedesco, past president della società tedesca, che ha una particolare capacità di esplorare la relazione analitica anche dal punto di vista clinico. Assieme a questi abbiamo invitato alcuni tra i più rappresentativi psicoanalisti italiani di oggi che faranno da canto e controcanto in questo meeting che speriamo sia veramente arricchente, anzi ne siamo sicuri per dire la verità, proprio data la qualità delle persone che sono state ingaggiate per contribuire. Il tutto si svolgerà nella cornice spettacolare del complesso di San Domenico, dove contiamo di aggiungere al contenuto scientifico anche un'atmosfera di riflessione e di pensiero che è propria di quel luogo, solenne, claustrale, ma anche estremamente adatto allo scambio dialogico. Quindi riteniamo che questa sia un'occasione rara per poter affrontare un tema così attuale e stimolante come quello della relazione in analisi
da un punto di vista complesso e multifocale, tenendo in conto tanto la tradizione locale quanto gli sviluppi internazionali su questo tema.